Ciao a tutti! Oggi prepariamo insieme un'idea veloce e semplicissima per la cena, la carne alla pizzaiolo. Un piatto davvero semplicissimo da preparare, pronto in pochi minuti ed è quindi un'idea perfetta per quando andiamo un po' più di fretta e quindi abbiamo poco tempo per preparare la cena. In più è anche un'idea molto sfiziosa che ci permette con poco sforzo di portare a tavola la carne in maniera diversa dal solito. Partiamo dal sughetto, quindi aggiungiamo all'interno di una padella uno spicchio d'aglio intero, così lo possiamo rimuovere, e dell'olio extravergine d'oliva. E facciamo quindi soffriggere così per un minutino. A questo punto aggiungiamo la passata di pomodoro. Aggiustiamo con il sale. Copriamo con il coperchio. A questo punto faremo andare per una decina di minuti fino a quando il nostro sughetto inizierà a restringersi. Se la vostra passata di pomodoro dovesse essere troppo densa, vi basterà aggiungere un po' d'acqua. Adesso che il nostro sughetto si è ristretto, possiamo togliere lo spicchio d'aglio e aggiustiamo quindi con l'origano nella quantità che più preferite. A me piace abbondante. Incorporato l'origano, possiamo aggiungere le nostre fettine di carne che cuoceranno direttamente nel sughetto. Aggiustiamo con dell'altro sale. Copriamo con il coperchio e facciamo cuocere la nostra carne. Quando la carne è più o meno a metà cottura, possiamo girarla. Dopo qualche altro minuto la nostra carne sarà pronta. Come avete visto, è una ricetta davvero semplicissima, ci vuole davvero pochissimo. Volendo, potete realizzare anche una piccola variante, come faccio spesso io per i miei bambini. Negli ultimi minuti di cottura basta aggiungere un paio di fette di mozzarella o di provola sulla carne, chiudere di nuovo con il coperchio per farlo sciogliere completamente. Sarà ancora più goloso. Quando la carne è pronta non ci resta che impiattare. Aggiungiamo anche un po' del sughetto per accompagnare la nostra carne. A questo punto non ci resta che terminare con un altro po' d'origano. E se volete anche con un filo d'olio extravergine d'oliva. La nostra carne alla pizzaiola a questo punto è pronta, è davvero buonissima, è un profumino super invitante, perfetto da accompagnare con del pane. Ora, come sempre, io vi lascio il riepilogo di tutti gli ingredienti e vi do appuntamento alla prossima. Ciao! La trovi su tuorlorosso.it.